Francesco. Derby interessantissimo quello da 3-1 in filo di CSKA a Mosca, con la squadra di formazione di Capitan Moscatello in vantaggio di 1-0 per effetto della rete di Tortora. Andiamo intanto in presa diretta, il lancio di Conzo, non la prende nessuno, farà Tortora sul pallone per un attimo, poi c'è Afkin sul sinistro del pallone, va sulla fascia, ancora Afkin, però un fallo laterale. Come fallo laterale morbido con il sinistro, Tortora non ci arriva, portiere fa sua la palla, fa ripartire subito la squadra, lancio lunghissimo per Capitan Bassano, attenzione a Bassano sul fondo, palla termina di poco al lato, quanto c'era comunque sul suo palo, e riparte per i suoi, la palla per Afkin, si gira bene, la perde però, attenzione al break a centrocampo, la gran botta, Conso c'è, blocca il pallone, Conso uno dei migliori portieri della serie, attenzione però a Tortora dall'altra parte, protegge bene il pallone, però si trascina sul fallo laterale. La gittata lunga, cercare il capitano, la palla però batti ribatti, la tocca per un attimo, Bassano non la riesce però ad agganciare, va tra le braccia di Conso che rinvia lungo, la retroguardia però e tiro in filo, fa buona guardia Afkin con l'esterno, Tortora per un attimo, ancora Tortora però si aggrappa un po' al difensore che era in uscita palla al piede, quindi sarà fallo, attenzione una punizione in maniera un po' errata, recupera ancora la difesa di Tellenfilo, attenzione a questo contropiede con Bortone, so il centro, poteva anche crossare, invece calcia direttamente, attenzione ancora Tellenfilo in attacco, la gran botta non impensierisce il portiere, finisce di qualche metro alla destra del palo di Conso che va in rinvio, Tortora palla in attacco, non posso fare niente, si riprende ancora con una punizione da dietro, attenzione un po' la retroguardia di CSKA Cischia, Afkin, ottimo il break di Afkin, va sul sinistro, cerca Tortora al centro, Tortora prende il pallone, cerca di superare un uomo, non ci riesce, match davvero equilibratissimo questo derby di Serie D, lancio lungo tra le braccia del portiere, vediamo quest'ultima azione, ancora con Tortora, break di Tortora, recupera palla, mantiene la posizione, subisce forse un fallo, guadagna però un fallo laterale, seguiamo quest'ultima azione, fallo laterale pericoloso, calcerà Afkin, alla scucchiaiata al centro, non ci arriva nessuno, poi pallone si spegne, fallo laterale, quindi concludiamo qui il nostro collegamento. Io non mi metti i soliti Tortora e Oliva con un Bortone che protesta, vai pure tu, dai, eccomi, che dai. Protesta che non è stato chiamato migliore in campo, pari e patta. Allora, la parola prima a Tortora, si poteva fare di più secondo te o va bene così? Sicuramente, anche se non c'è il capitano Moscatello e come mai assente? È partito. Vabbè, è un jolly per loro. È partito e quindi non c'è. Non c'è neanche Cimmino che mi dava una mano avanti e indietro. Hanno giocato meglio loro, sicuramente. Però siamo stati molto sfortunati, abbiamo preso altri 4 pali al solito. Un po' di sfortuna che accompagna sempre. Grazie a Dio ho fatto 2 punizioni. Sono contento. Quindi un pari meritato secondo te? Anche se sì, perché potevano benissimo vincere anche loro. Oliva, da quest'altra parte, che ci vuoi raccontare di questo pareggio, dai? Questo pareggio è sbagliatissimo. Dobbiamo vincere noi. Più cose negative, quindi. Sì, no, perché la difesa è stata, diciamo, capitata da me e che tornava avanti dietro. E penso che comunque, dato che sarebbe solo Vincenzo, potevate fare, era stata gestita bene. Mentre l'attacco, come al solito, a parte pali, le azioni si può fare di più. Si può fare di più sicuramente, anche perché non riescono a concludere le azioni. Diciamo che anche sotto porta siamo stati molto più tempo noi, quindi penso che Ci ha dato molto la mano. Ci ha aiutati. Un bel acquisto. Che fortuna sono riuscito a fare questo gol. Non so come è riuscito in diagonale proprio. Va bene. Va bene, grazie ragazzi, bravo.